Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati con speciale elezioni. Questa è la trasmissione tanto attesa che riguarda il comune di Pescara. Per la prima volta nei nostri studi sono a confronto tra di loro i quattro candidati sindaci e lo faranno questo confronto rispondendo soprattutto alle domande del collega direttore del quotidiano Il Centro Piero Anchino. Buonasera direttore. Buonasera. Torniamo appunto con questa formula che ha riscosso anche particolare successo tra i lettori del quotidiano e i nostri telespettatori ad incalzare questa volta dopo il tour de force delle regionali i candidati delle principali città abruzzesi. Iniziamo con Pescara, chiuderemo con Pescara l'ultimo giorno di campagna elettorale, ma soprattutto ringraziamo loro per aver accolto il nostro invito e per appunto avere questa opportunità anche di dialogare con noi e con i nostri telespettatori e soprattutto con i loro elettori. Grazie e benvenuti a Carlo Masci. Buonasera Carlo Masci, che oltre ad essere candidato sindaco è il sindaco di Pescara. Buonasera direttore, buonasera ai miei colleghi e un caro saluto ai telespettatori. Carlo Costantini, buonasera Costantini. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Domenico Pettinari, buonasera. Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. E Gianluca Fusilli. Buonasera, buonasera a voi. Allora, direttore, campagna elettorale che entra nel vivo, io farò soltanto una domanda iniziale, poi andremo sul fuoco di fila dei temi che ce ne sono tanti. La formula è sempre la stessa, risponderanno per 2 minuti e mezzo alla domanda, la stessa per tutti, poi invertirò un po' l'ordine delle risposte. In questo primo giro iniziamo da Masci, la domanda che ripeto sarà anche quella a cui chiederò una risposta da parte degli altri candidati sindaci, è sul clima, sull'andamento di questa campagna elettorale che è già entrata nel vivo, sulla qualità, dell'importanza della sfida e soprattutto più che questo di come viene recepita dai cittadini e dagli elettori questa sfida dell'8 e 9 giugno. Masci. Mi sembra che il clima sia abbastanza sereno, i cittadini partecipano a questa campagna elettorale come partecipano sempre a tutte le campagne elettorali che riguardano il Comune, perché il Comune è l'ente che è proprio più vicino ai cittadini, quindi c'è un rapporto diretto tra il sindaco e quindi tra i candidati sindaci e la comunità pescarese. Io vedo un clima buono, un clima di grande interesse, la sfida è importante perché questa consiliatura sarà una consiliatura che durerà 3 anni e ci accompagnerà verso la nuova città, la città che ci vedrà protagonisti insieme a Montesilvano e a Spoltore di un nuovo percorso amministrativo che ci permetterà di diventare una città di 200.000 abitanti con un territorio di 100 km quadrati, quindi l'interesse è tanto, l'impegno è tanto, perché poi fare una campagna elettorale vuol dire impegnarsi quasi 24 ore al giorno e io la faccio da sindaco e da candidato sindaco e quindi l'impegno è ancora maggiore. Certamente le tematiche sono tante, sono tematiche che riguardano la vita dei cittadini, perché ogni volta che il Comune si muove comunque incide sulla vita di ciascuno di noi, nel bene o nel male. Le scelte non possono mai essere scelte che accontentano tutti quanti, quindi comunque si generano polemiche, si genera un interesse diretto perché tutti vengono toccati dai provvedimenti del Comune e quindi sul Comune c'è una sfida ulteriore che è quella dei rapporti diretti con le persone, perché gli altri enti, le altre istituzioni sono molto più lontane rispetto al Comune e quindi noi incontriamo gente ogni giorno sentiamo qualcuno che ci chiede qualcosa, fare il sindaco vuol dire essere veramente a disposizione dei cittadini come nessun altro politico e come nessun'altra istituzione. Essere a disposizione dei cittadini vuol dire rispondere a loro in ogni momento, non esiste privacy, non esiste possibilità di estranearsi, si vive dentro la città, per la città. Io in 5 anni non ho fatto un giorno di ferie, sono stato sempre impegnatissimo, devo dire con grandissime soddisfazioni, anche se questi 5 anni sono stati 5 anni durissimi, abbiamo avuto il Covid, poi tutte le conseguenze legate al Covid, alle guerre,
però mi sembra che i risultati ci siano tutti quanti. Grazie Masci. Allora Carlo Costantini, questa avventura di una campagna elettorale ormai entrata nel vivo, come procede? Ma anche io condivido le valutazioni che ha fatto il sindaco. Il clima è sereno, c'è un grande interesse sui temi, sulle questioni che sono al centro della discussione politica, i cittadini partecipano, sono desiderosi di conoscere gli aspetti fondamentali dei programmi amministrativi e soprattutto sono interessati ad immaginare il futuro della nostra città. Quindi c'è molta partecipazione, c'è confronto democratico anche tra i candidati al Consiglio Comunale che si sono messi tutti quanti al lavoro, perché poi sono loro, anche se non altro per un fatto numerico, quelli che in qualche modo riescono a penetrare anche i condomini e i palazzi della città per portare avanti le proposte programmatiche delle coalizioni delle quali fanno parte. Io percepisco veramente un grande interesse, ma da questo punto non avevo dubbi. Il Pescarese è sempre molto legato al futuro della sua amministrazione, la figura del sindaco è una figura di grandissima importanza e di grandissimo interesse, soprattutto in un momento come questo, perché il prossimo sindaco sarà il sindaco che insieme ai sindaci di Montesilvano e di Spoltore dovrà costruire il progetto della nuova città. Il 1° gennaio 2027 sarà istituita con un proprio codice fiscale una nuova istituzione comunale e con la istituzione del comune di Nuova Pescara scompariranno i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Si tratta di un evento epocale della cui importanza i cittadini hanno piena consapevolezza ed anche per questo c'è un interesse enorme, un desiderio di partecipare. I programmi, per altro verso, i programmi di tutti i candidati sindaci sono inevitabilmente protesi verso il futuro, perché evidentemente la visione che dovrà aversi da qui ai prossimi anni non potrà più essere una visione circoscritta al perimetro della città di Pescara, ma dovrà essere necessariamente una visione più ampia, capace di definire un orizzonte metropolitano, perché il futuro di Pescara si giocherà da oggi e per i prossimi 3 anni all'interno di un contesto territoriale, sociale, culturale ed economico ben più grande rispetto a quello che è stato il contesto attuale. Quindi ribadisco grande interesse e grande partecipazione. Grazie Costantini. Domenico Pettinari, come sta andando la sua campagna elettorale e soprattutto quali sono le domande incrociate con l'elettorato in strada, negli incontri pubblici? Sì, grazie direttore, una campagna molto interessante. Io, lei sa, sono partito un anno fa, quindi in un anno io ho stretto migliaia e migliaia di mani, ho incontrato davvero tantissime persone, ho recepito le istanze di migliaia e migliaia di cittadini pescaresi. Le immagini che io sono entrato all'interno di 1250 attività produttive, attività commerciali della città di Pescara, cercando di interloquire e capire quali sono i reali problemi. E i cittadini sono molto attenti, ma dicono che vogliono risposte da parte della politica, risposte naturalmente ai tanti bisogni dei cittadini. Io ritengo, ecco, che tutta la politica unita deve occuparsi soprattutto dei 48.000 cittadini pescaresi che da 15-20 anni non si recano più a votare. Non si recano più a votare perché ci dicono che non hanno ricevuto risposte alle tante istanze e tanti bisogni dei cittadini. Sicuramente molto attenzione, c'è molto attenzione da parte della gente e la gente ci chiede di essere ascoltati. Ecco, infatti io voglio completamente invertire quella che io definisco nel passato sono state stagioni oscure, buie, delle decisioni calate dall'alto. I cittadini vanno coinvolti, vanno ascoltati e vanno ascoltati soprattutto i tanti comparti della nostra società che sono i rappresentanti e i protagonisti di ciò che fanno ogni giorno. Ecco, entrare all'interno di 1250 attività produttive della nostra città mi ha insegnato a capire, tra l'altro avevo già individuato e ascoltato queste persone nei 10 anni di cui mi occupo di politica attiva sul territorio, ma l'ascolto è prioritario. Dall'ascolto poi nasce il programma. Noi abbiamo messo attorno un tavolo 70 persone, 70 competenze nella nostra terra per produrre un programma davvero partecipato. Già un anno fa, io sono stato il primo, mi lasci dire, 2 mesi fa ad aver presentato un programma dettagliato ai cittadini, pubblicato sul nostro sito internet e quindi che parte davvero dall'ascolto dei cittadini. Sicuramente le sfide sono importanti, le sfide della Grande Pescara, una sfida importantissima dove noi dobbiamo
programmare e pianificare per restituire ai cittadini. La città di Pescara è una città che può essere governata. Io sogno una città senza più periferie, perché una città di 33 km quadrati non dovrebbe avere più periferie. Una città che ha periferie è quella città che dal centro cittadino, per arrivare a una periferia ci vogliono 9-10 km. Noi per arrivare in periferia abbiamo a malapena un chilometro e mezzo, quindi possiamo e dobbiamo uniti costruire una città senza più periferie, una città che va controllata, pianificata, e soprattutto ripartire dai grandi temi che sono le vocazioni turistico-commerciali della nostra città. Ecco. Grazie. Gianluca Fusilli, qual è il clima di questa campagna elettorale, considerato anche un altro elemento, che veniamo fuori dalle regionali e che anche sulla città di Pescara, così come su tutto l'Abruzzo, ma c'è un fenomeno generalizzato, ha testimoniato la perdurante disaffezione in generale dei cittadini rispetto anche agli eventi elettorali? Ha ragione, direttore, io vedo un duplice clima. C'è una parte importante della città che è coinvolta, partecipa, vuole sottolineare soprattutto ciò che non va, ma questo è anche giusto, perché il compito della politica è conoscere innanzitutto la realtà. Vuole parlare del presente, vuole conoscere l'idea di città che ognuno di noi ha al futuro, anche alla vigilia della Pescara Nuova, della città che i cittadini ci hanno indicato di realizzare più grande, ma con servizi più prossimi. Però c'è anche un'altra parte di città che è disinteressata, è scoraggiata, non crede più alla risposta della politica, perché il compito della politica è certo quello di dire, comunicare tutto ciò che vuole fare, ma poi è anche di fare ciò che dice. E quindi io credo che questa campagna elettorale sia anche l'occasione per cambiare, lo diceva anche Domenico prima, ma anche Carlo nel suo intervento, l'atteggiamento nei confronti dei cittadini rispetto all'amministrazione pubblica. Io vedo che i cittadini di Pescara, quelli che incontro giornalmente, vogliono il confronto. Siamo in un tempo nuovo della pubblica amministrazione, lo eravamo anche prima, ma gli ultimi accadimenti dal Covid in poi hanno cambiato ulteriormente il rapporto del cittadino con l'istituzione. Chiede risposte, risposte concrete rispetto ai bisogni reali, e vuole riacquistare la speranza per il futuro. Non ci sono risorse illimitate, bisogna avere chiare le priorità. Io credo che questi 30 giorni siano utili affinché i cittadini possano scegliere, e spero che siano anche l'occasione perché quella parte che è sempre più sfiduciata, senza speranza, la possa riacquistare, e che noi saremo all'altezza di questo compito. Grazie, grazie a tutti e quattro per essere stati esattamente nei tempi assegnati. Direttore Anchino, entriamo sul cuore dei problemi. Sì, i temi sono tanti, ovviamente, su cui si è dibattuto anche nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Anche si è parlato di una campagna elettorale serena, ma non sono mancati momenti, diciamo così, anche di polemica e di scontro, quindi come giusto che sia, perché comunque parliamo di Pescara, che è la città, non voglio dire più importante, ma sicuramente più grande d'Abruzzo. Si va verso la grande Pescara, quindi una consigliatura particolare della durata di 3 anni, però ci sono dei temi, secondo me, di stringente attualità. Pescara ha delle priorità che, secondo me, vanno affrontate subito. Ne abbiamo parlato un po' in generale in questa prima tornata. Però io adesso entrerei un po' più nel merito e chiederei come prima domanda: quali sono le due priorità che vanno affrontate subito per il bene della città? E certo non possiamo aspettare la grande Pescara, non possiamo aspettare ulteriori passaggi, ma che bisogna affrontare subito. Quindi nel caso di vittoria elettorale, le due priorità che possiamo questa sera dire ai pescaresi che saranno affrontate subito. Allora, come vi dicevo, invertiamo gli ordini di risposta per ogni domanda. Pettinari. Bene, due priorità. Io credo che questa sia una città a vocazione turistico-commerciale. Dobbiamo far ripartire questa città. Per ripartire questa città dobbiamo investire su quelle che sono le vocazioni principali. Non è una città che può investire molto sulle industrie, è una città a vocazione turistico-commerciale. Benissimo. La fotografia ci dice che oggi come oggi, purtroppo, ogni 3 negozi aperti abbiamo un negozio chiuso. Quindi c'è un problema. C'è un problema che la nostra economia sta morendo, il nostro commercio e quindi il lavoro. Investire, quindi far ripartire la città sotto questa
vocazione turistico-commerciale significa anche e soprattutto sfruttare le nostre tre porte d'accesso, mi lasci dire direttore, io le chiamo così, porto, aeroporto, stazione ferroviaria. È il porto, io mi impegnerò e avrò come dossier principale sul tavolo del sindaco quello di ricollegarlo con l'altra sponda dell'Adriatico, avere un collegamento stabile con l'altra sponda dell'Adriatico, i cittadini si ricorderanno la gloriosa Tiziano, naturalmente significa portare qui turisti e quindi il commercio, sostenere il commercio, incentivare il commercio e quindi il lavoro. Ma soprattutto anche l'aeroporto, non è solo il comune l'ente coinvolto, ma un sindaco può battere i pugni, può mettersi attorno a un tavolo assieme al Presidente di Regione e non solo, e cercare di incrementare le lotte strategiche nel nostro aeroporto d'Abruzzo. Mi lasci dire, nel mentre l'aeroporto d'Abruzzo perdeva 4 rotte strategiche, uno scali limitrofi acquisivano queste rotte e questo non è più possibile. Altra cosa, stazione ferroviaria, naturalmente tutto ciò che si può fare per riaprire quella porta, e mi lasci dire, rimanendo nel contesto della stazione ferroviaria, noi abbiamo un'area di risulta che oggi ci parla di bruttezza, l'area di risulta deve tornare a risplendere, deve essere la finestra che ci accompagna nella città di Pescara, quindi tutto ciò che si può fare per far diventare quel polo un grande polo attrattivo che possa attrarre, portare turisti, portare quindi incentivare tutto ciò che riguarda il commercio. Nel commercio ho inserito tre parole importanti del mio programma che vanno dalle semplificazioni, agevolazioni e condivisioni. Questo chiede il nostro commercio. Se il nostro commercio sta morendo, è anche vero che non ci sono state le stagioni dell'ascolto, un ascolto partecipato che possono essere commissioni permanenti all'interno del quale far partecipare commercianti e amministratori pubblici per produrre una sorta di piano triennale di tutti gli eventi che impattano negativamente e positivamente sulle attività produttive, e questo chiedono le nostre attività produttive, quindi maggiore condivisione, concertazione delle scelte, e soprattutto inauguriamo, io vorrei inaugurare la stazione delle semplificazioni per le tante attività produttive, significa sburocratizzare. Noi dobbiamo avere un'amministrazione comunale amica e non più nemica delle attività produttive e attività commerciali della nostra terra. Grazie. Carlo Masci, le due priorità tra le tante. Sì, io è chiaro che parlando da sindaco devo anche dire quello che è stato fatto sulle presenze turistiche. Noi dobbiamo evidenziare che cosa rispetto a 5 anni fa siamo a più 48%. Questo è il dato che emerge dalla situazione attuale, così come abbiamo le presenze turistiche straniere che sono più 70%. Questa è una città che sul turismo si è mossa moltissimo in questi anni, nonostante il Covid. Noi siamo passati da una condizione di grande difficoltà, che era quella del mare inquinato, del divieto di balneazione, a una bandiera blu che ha posto Pescara in una condizione diversa rispetto all'attrazione turistica, un sigillo di sostenibilità ambientale che riguarda 32 parametri in città e che ci ha permesso di presentarci come città che riesce ad attrarre turisti, tant'è che i numeri ce lo dicono. Dobbiamo continuare su questa strada, tant'è che andiamo verso la presentazione del G7 il 24 e il 25 ottobre, che porterà a Pescara i 7 ministri degli esteri dei paesi più industrializzati del mondo. Questo vuol dire essere una città in grado di organizzare eventi, di organizzare iniziative di livello internazionale. Anche l'immagine che abbiamo dato nei giorni scorsi di una città che ha saputo ospitare una conferenza programmatica in cui la Presidente del Consiglio ha potuto parlare al centro della città, sulla spiaggia, con un'immagine meravigliosa di un mare bandiera blu e con i bambini che giocavano dietro al palco, l'idea è stata quella di una città che è tranquilla, che è serena, è una città dove poter venire, è una città che si è presentata al mondo con una immagine che era veramente meravigliosa. Questo è il percorso che noi dobbiamo continuare a fare, e anche sull'area di risulta, l'investimento in un'area che è centrale della città e che da 36 anni era abbandonata, nel senso che non c'erano progetti concreti, oggi sono iniziati i lavori dell'area di risulta, c'è la bonifica di quell'area, perché tra breve ci sarà il progetto del primo parcheggio lato sud e del parco di 6,5 ettari. Noi passiamo dalle parole ai fatti, come abbiamo fatto in questi 5 anni. In questi 5 anni abbiamo fatto tantissime cose che oggi sono in itinere o sono già state realizzate e che creano una città che diventa polo di attrazione di livello nazionale. Questo
è il percorso che noi abbiamo intrapreso e che continueremo anche sul porto. Stiamo realizzando il nuovo porto grazie alla Regione che sta investendo 60 milioni di euro e grazie a una collaborazione piena con le istituzioni anche portuali, così bene. Come sull'aeroporto, oggi stiamo allungando la pista, creando una pista internazionale che ospiterà l'Air Force 2 del ministro Blinken che verrà in Italia al G7. Grazie Masci. Fusilli, le due priorità. Io mi ricollego a quello che diceva Domenico Pettinari prima per aggiungere qualcosa, perché condivido molto l'idea che, considerato che i nostri concittadini ci hanno indicato come strada al futuro quella di una nuova area metropolitana in grado di competere con quelle del Medio Adriatico, e per competere bisogna vincere la competizione, è necessario che Pescara risolva un problema che va avanti da troppi anni, e cioè che tutto ciò che altrove è una risorsa, a Pescara rischia di diventare un problema. Il porto, lo ha detto Domenico, è vero quello che dice Carlo Masci, è iniziato il lavoro di riqualificazione, però lui sa benissimo, grazie ai fondi del master plan della regione che vengono dal passato, non della regione attuale, ma questo non significa nulla, la buona pratica di continuità amministrativa è un valore. Manca tutta la parte del finanziamento del porto passeggeri, perché poi se Pescara è una città turistica e a vocazione turistica, qualcuno deve venirci a Pescara, deve poterci venire, e se quest'area metropolitana vuole essere competitiva, da Pescara si deve poter andare ovunque. Quindi è necessario completare questa infrastruttura, ma non solo questa, sull'aeroporto. Ma perché non si pensa, anche come amministrazione comunale, utilizzando le relazioni con le altre competenze istituzionali di livello più elevato, a recuperare spazio per l'aeroporto civile? Accanto all'aeroporto civile c'è l'aeroporto militare. È vero che viviamo una fase in cui abbiamo perduto e abbiamo perso il valore della pace come valore imprescindibile, e viviamo una fase geopolitica internazionale in cui sembra che le nubi di qualcos'altro si possano determinare e avverarsi. Ma è anche vero che si può trovare una forma di gestione originale di quegli spazi a scavalco, e quando non serviranno, sperando mai, all'aeroporto militare, possono essere utilizzati per quelli civili e realizzare lì tutte le infrastrutture che necessitano perché il nostro diventi un aeroporto vero, non un aeroporto a metà. Ma dico ancora di più, l'autostrada. Ma quanto tempo ci vogliamo mettere ad attivare una competizione vera con il governo nazionale, con il ministro delle infrastrutture, con gli enti gestori dell'A14 per risolvere quella condizione di invalidità civile che va avanti da 5 anni con i sensi unici alternati, che quando si parte da Pescara per andare da su e giù si sa quando si parte e non si sa quando si arriva. Sembra la transumanza dei pastori del 1900. La stessa cosa dicasi per l'università, la stessa cosa dicasi per l'asse attrezzato. La seconda che voglio sottolineare, lo dico velocemente, secondo me Pescara ha bisogno di un intervento straordinario di manutenzione e pulizia. Bene, Costantini. Io devo rettificare il dato che ha fornito prima il sindaco sulle presenze turistiche, lo devo rettificare non sul piano numerico, ma sul piano dell'impatto. Negli anni, rispetto agli anni 2020-2023, c'è stata un'esplosione delle presenze turistiche su tutta Italia. Dopo il Covid le persone hanno ricominciato a viaggiare ed hanno marcato un incremento delle presenze turistiche dappertutto. E purtroppo il dato del 48% di incremento della città di Pescara è uno dei peggiori della costa adriatica. Rimini ha avuto un incremento del 100% e molte città della costa adriatica hanno avuto incrementi del 70-80%. Quindi è vero che c'è stato a Pescara un incremento del 48%, ma quel 48%, se messo in relazione agli incrementi di alcune città come Rimini e altre città che hanno rasentato il 100%, tutto sommato non ci consegna una fotografia perfetta. Ha rappresentato un incremento, ma poteva in qualche modo la città raggiungere risultati maggiori. Quando si prospettano delle analisi e dei numeri, bisogna sempre mettere in relazione a quello che è accaduto in situazioni contingenti e contigue. Per quanto riguarda invece la domanda che ci ha fatto il direttore, se io dovessi mettere in relazione la mia risposta all'immediato, io direi due cose. La prima cosa è riportare il mercato sulla strada parco, cioè cose che si possono fare in pochi giorni, riportare il mercato sulla strada parco. La seconda cosa, chiudere i semafori trappola. E per semafori trappola intendo i semafori che non servono a prevenire
la sinistrosità e gli incidenti stradali gravi su incroci pericolosi, perché io non sono contrario alle telecamere sui semafori, però le telecamere sui semafori servono per prevenire la sinistrosità pericolosa, non devono essere uno strumento per multare a tutti i costi e per mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Quindi due cose che fare nell'immediato: riportare il mercato sulla strada parco e spegnere i semafori trappola. Se poi invece dovessi riferirmi ai 24 mesi, 36 mesi di amministrazione che avrei davanti, io direi la metropolitana di superficie, perché il vero tema, il vero problema di Pescara è legato alla mobilità, ai parcheggi, al traffico. E l'esperienza di questi anni ci ha dimostrato che questi problemi non si risolvono all'interno del perimetro della città di Pescara, si risolvono in un'ottica metropolitana. Per questo io ho fatto elaborare uno studio molto meticoloso e molto articolato che ha previsto la possibilità di utilizzare i binari del tracciato ferroviario per costruire una metropolitana di superficie. La metropolitana di superficie deve essere articolata attraverso la realizzazione di nuove stazioni, poi magari alla prossima domanda avrò la possibilità di articolare nel dettaglio i contenuti di questa proposta. Direttore, andiamo avanti, forza. Sì, sono tanti temi. Tanti. Così aprirei una parentesi sulle Naiadi, che è stato per tanti anni il fiore all'occhiello di questa città, ma direi forse non solo di Pescara, un punto di riferimento per lo sport e non solo per lo sport, per un'area molto ampia. Noi bene o male siamo della stessa generazione, forse Domenico ha qualche anno in meno, però insomma noi siamo cresciuti con il mito delle Naiadi e adesso purtroppo è una struttura in abbandono. Le responsabilità del comune sono ovviamente molto molto sono relative, perché è una struttura regionale, però è una macchia per la città di Pescara, è una ferita aperta per la città di Pescara. Allora io sulle Naiadi vorrei fare una doppia domanda. Innanzitutto, quali sono state finora le responsabilità, anche le colpe della politica, per essere arrivati a uno stato di completo abbandono quasi della struttura? E cosa si può fare, cosa potrà fare il Comune per provare a rilanciare una struttura che è davvero un peccato mortale lasciare in quelle condizioni? In questo round di risposte il primo è Fusilli. Direttore, alla prima domanda, con tutto il rispetto per quelli che hanno operato, perché giudicare dal di fuori è sempre semplice. Allora, intanto io credo che il primo problema è che le istituzioni, chi ha gestito il potere, nello specifico diciamo l'ente regione, non abbia percepito quanto le Naiadi siano state identitarie anche per la storia di Pescara. Noi ci siamo vissuti, ci siamo cresciuti, ci abbiamo fatto le prime attività sportive, abbiamo visto la grande Sisley ai suoi tempi, anche ai tempi della Pescara Calcio di Galeone, e quindi siamo molto affezionati a quel posto. Non è stata considerata una infrastruttura fondamentale, un'altra cosa lasciata a metà, una serie di scelte politiche fatte a zonzo, dando la gestione ora a questo, ora a quello, e hanno considerato le Naiadi come un altro procedimento burocratico da espletare tra i tanti che c'erano da espletare. La soluzione è stata che quel luogo, che necessita, secondo me, non ne ho una conoscenza diretta, ma l'ho frequentata, di investimenti importanti per tornare ad essere un'infrastruttura moderna e all'altezza dei bisogni e dei desideri dei cittadini pescaresi, se gestita in concessione ad un privato, determina necessariamente, tra virgolette, il fallimento dell'intrapresa economica, perché i costi di gestione sono troppo alti, le strutture non sono adeguate, la diciamo, marginalità di quell'attività non consente gli investimenti necessari, e quindi è un cane che si morde la coda. È evidente che il Comune non ha una responsabilità diretta, ma il Comune può avere soluzioni originali e intanto impegnare l'ente regione, che non è che è un menhir estraneo alla vicenda pescarese che noi eleggiamo ogni 5 anni, che per 5 anni fa quello che vuole. C'è necessità, lo dicevamo prima, che l'amministrazione pubblica abbia un confronto diretto non solo con i cittadini ma anche con le amministrazioni tra virgolette sottoordinate, e si costruisca un progetto intanto di riqualificazione, magari anche immaginando l'impegno tra virgolette di grandi operatori dello sport a livello internazionale, perché gli investimenti su quella struttura sono di diversi milioni di euro e non ci sarà nessun originale imprenditore privato che inventa di occuparsi di sport perché non ha altro da fare durante il giorno che possa permettersi né la gestione né gli investimenti di riqualificazione. Grazie. Pettinari. Sì,
Intanto io credo che sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale iniziare un'interlocuzione molto attenta, puntuale e precisa con Regione Abruzzo per prendersi in carico. L'amministrazione comunale, a mio avviso, nella mia visione, dovrebbe prendersi in carico le Naiadi, quindi passare nella competenza completa comunale e farlo gestire da una società partecipata del Comune di Pescara. Si può fare, è fattibile, abbiamo fatto anche uno studio su questa cosa e naturalmente va gestita in maniera oculata. Mi lasci introdurre un tema che non piace alla politica, che non piace ai partiti, perché è un tema che ha interessato anche le Naiadi, è una questione morale. Parliamo anche di questione morale, direttore, mi consenta, e parlando della questione morale, perché ci sono state anche inchieste giudiziarie naturalmente che hanno sfiorato quella cultura, non dobbiamo dimenticarci che esiste un problema e una questione morale anche nella nostra città. E infatti io mi onoro di rappresentare una coalizione civica indipendente, fortemente identitaria e slegata da tutti i partiti fuori dai partiti, perché non mi riconosco nei partiti, perché i partiti anche nella città di Pescara hanno governato avendo problemi seri. Questa amministrazione ha avuto un problema serissimo, un dirigente nominato direttamente è stato investito in un'inchiesta giudiziaria e c'è stato un arresto eclatante, ma ricordiamo anche la precedente amministrazione di centrosinistra quando ha avuto 3 assessori arrestati. Ecco, la questione morale è una cosa seria. Io nel mio programma ho inserito anche un punto serio dove si parla di potenziamento dell'ufficio anticorruzione, di fare un'anticorruzione militante all'interno della macchina comunale e, mi lasci dire, soprattutto introdurre il tema, nessuno ne parla, della rendicontabilità. La rendicontabilità significa che ogni struttura comunale a cadenza deve rendicontare alla struttura superiore, che deve rendicontare al direttore generale, che deve rendicontare al sindaco. Il sindaco si deve assumere la responsabilità a cadenza mensile o bimestrale di poter rendicontare ai cittadini ogni euro speso. Ecco, io vorrei introdurre la questione morale, perché la politica a tutti i livelli, nazionale, regionale e comunale, si dimentica che esiste una questione morale, che esistono le inchieste giudiziarie. Un ringraziamento particolare anche alla magistratura, che troppo spesso si sostituisce alla politica doverosamente per far chiarezza su dove finiscono i soldi pubblici. Grazie. Il denaro pubblico è sacro, la cassaforte pubblica è sacra e noi la dobbiamo rispettare. Grazie. Carlo Costantini, sulle Naiadi. Non servono i reati per disperdere le risorse pubbliche, si possono bruciare anche senza commettere reati, e purtroppo questo accade molto più di frequente di quanto non si possa immaginare. Quindi ha ragione il collega Pettinari, bisogna prestare una particolare attenzione all'anticorruzione e al rispetto dei principi di legalità che devono ispirare l'azione amministrativa, ma è altrettanto vero che bisogna ponderare le scelte, perché molto spesso lo spreco si consuma per una scelta sbagliata che poi costringe a fare un passo indietro e a determinare un rimedio. La domanda era che cosa si è sbagliato prima e che cosa può fare il Comune. Si è sbagliato nel considerare l'obiettivo del rilancio delle Naiadi un obiettivo semplice da realizzare, in realtà è un obiettivo complesso. E quindi si è inseguita la ricerca di fare il taglio del nastro nel più breve tempo possibile, magari in concomitanza con un appuntamento elettorale, per poter dire abbiamo riaperto le Naiadi, e l'inseguimento di un obiettivo di breve periodo ha allontanato la soluzione del problema. Le Naiadi hanno dei problemi strutturali importanti, sono state costruite tutto sommato male nel corso degli anni, con blocchi realizzati uno al fianco all'altro, hanno una dimensione volumetrica esagerata rispetto alla esigenza di contenimento dei costi di approvvigionamento energetico, hanno tutta una serie di problemi che oggi le rendono quasi ingestibili, quindi io credo che sia impossibile immaginare il rilancio a breve o nel medio-lungo periodo di quella struttura senza fare investimenti infrastrutturali importanti. Quindi l'errore che è stato fatto è quello di mettere la polvere sotto il tappeto e di immaginare che riaccendendo l'impianto di riscaldamento e riaprendo una vasca il problema di analisi si fosse risolto, e questo ci ha fatto perdere molto tempo. Quello che penso io di fare è molto simile a quello che pensa Domenico Pettinari: le NAI devono tornare in gestione al Comune. Io non chiedo che la Regione debba trasferire il diritto di proprietà, perché potrebbe non servire, però immaginare di dare in concessione la gestione Naiadi al Comune per 50 anni con facoltà di subconcessione a una partecipata o, perché no, anche ad un privato illuminato disposto a fare un investimento massiccio, io credo che sia l'unica soluzione possibile. La Regione per definizione è un ente lontano dai bisogni prossimi dei cittadini, è il Comune l'ente preposto a dare le risposte. Lì ci sono migliaia e migliaia di utenti, di bambini, di sportivi che hanno diritto di tornare a beneficiare di quell'impianto. Grazie. Carlo Masci. Sì, non possiamo parlare delle Naiadi senza raccontare la storia delle Naiadi. Le Naiadi sono un grandissimo gioiello della nostra città,
sono una grandissima opportunità, ma anche certe volte un grande problema. Le Naiadi dal 1980 sono state commissariate perché quella gestione dell'azienda di soggiorno aveva prodotto un debito di 35 miliardi, perché le Naiadi sono una struttura che spende tantissimo rispetto alla sua potenzialità. È vero che assorbe circa 20.000 bambini della nostra città, però è anche vero che questi bambini che fanno attività sportiva devono essere considerati all'interno di un percorso legato alla socialità delle Naiadi, e quindi è giusto che le Naiadi passino al comune per una gestione diretta. Noi lo abbiamo chiesto alla regione già da 3 anni con una delibera di consiglio comunale votata all'unanimità. La regione adesso, dopo aver provato il discorso del project che non ha portato un esito favorevole, ha deciso di gestire direttamente con una società partecipata la struttura delle Naiadi, e adesso le Naiadi sono ripartite, quindi io credo che nel prossimo futuro concretamente le Naiadi saranno trasferite al comune come gestione, perché già c'è un'interlocuzione con il presidente Marsilio che ha detto: noi facciamo ripartire le Naiadi attraverso un percorso pubblico per poi passare al comune la gestione, una gestione che dovrà essere con una partecipata, perché noi le partecipate le abbiamo tutte messe a disposizione delle attività operative del comune, quindi anche per quanto riguarda le Naiadi già siamo pronti a gestire la struttura con una delle nostre partecipate. È anche vero che le Naiadi hanno bisogno di un investimento importante di circa 7 milioni di euro per far sì che ci sia un'energia a costo zero, pulita e a costo zero, e ci sia la possibilità di approvvigionarsi dell'acqua necessaria per le piscine a costo inferiore rispetto all'attuale. Così le Naiadi potranno tornare a vivere. Un ulteriore elemento importante: quella socialità deve comportare spese pubbliche che faranno in modo da far vivere le Naiadi senza dover creare buchi come quelli che ci sono stati nel corso degli ultimi 30 anni, perché la situazione delle Naiadi è questa da 30 anni. Grazie Masci, ora ci fermiamo per la prima delle nostre pause, ma tra poco torniamo subito in studio per altre domande e risposte. A tra poco. Siamo tornati in studio per il confronto tra i 4 candidati sindaci del Comune di Pescara. Ancora una domanda da parte del direttore del centro, Piero Anchino. Direttore. Sì, temi sono tanti ovviamente, e quindi cerchiamo di affrontarli tutti, però vorrei adesso aprire un capitolo sui costi della politica, quanto costa una campagna elettorale, fino a che punto è giusto investire, e se è vero, come ritengono alcuni, ma forse non è proprio così vera questa teoria, più si spende e più si ha la possibilità di vincere. Noi questa mattina abbiamo pubblicato un articolo a firma del nostro Pietro Lambertini di quanto le liste elettorali spendono in questa campagna elettorale, e vengono fuori una serie di elementi interessanti. Ecco, allora la domanda è, anche alla luce di quello che Lambertini ha scritto questa mattina, si può vincere anche senza spendere molto in campagna elettorale? Io aggiungerei anche, se mi permetti direttore, una sottolineatura su quello che è il tema del dibattito politico nazionale del momento, il finanziamento pubblico ai partiti, certo, alla politica. Sì. Costantini. Allora, per fare una buona campagna elettorale occorre spendere, è inutile essere ipocriti. Se tu ti chiudi dentro casa e non spendi un centesimo in comunicazione, la tua candidatura resta circoscritta alla ristretta cerchia dei tuoi familiari e dei tuoi amici. In realtà è necessario far sapere e far conoscere il fatto che ti candidi, è necessario far sapere e far conoscere i contenuti del tuo programma, è necessario far sapere e far conoscere quando organizzi eventi, organizzare eventi. Cioè è inevitabile, è incompatibile l'impegno politico ed elettorale con la totale assenza di costi. Quindi è evidente che per candidarsi e per vivere una campagna elettorale, adesso indipendentemente dalle aspettative, che possono essere quelle di un grande successo, che possono essere quelle di un successo e di una partecipazione dignitosa, in tutti i casi è necessario prevedere delle spese. C'è bisogno di fare un minimo di pubblicità, i manifesti devono essere stampati, le affissioni devono essere fatte, gli spot devono essere fatti, gli eventi che i cittadini giustamente rivendicano hanno un costo
organizzativo, non è che si va in piazza, si monta un palco e si organizza un evento a costo zero, quindi tutto questo inevitabilmente comporta delle spese, e comportare delle spese vuol dire in parte rimettercele di persona e in parte rimettercele per quelle che le persone che ti stanno a cuore e che hanno deciso di sostenerti sono disponibili a donarti. Questa è la forbice che in qualche modo può determinare il finanziamento. Poi è importante anche non fare il passo più lungo della gamba. Io molto spesso mi ritrovo con i collaboratori a dire: bloccate le macchine perché se non abbiamo i soldi non facciamo niente, nel senso che bisogna essere anche prudenti, perché io conosco molte persone che si sono impegnate in campagne elettorali faraoniche e poi si sono ritrovate piene di debiti che non hanno potuto pagare. Quindi diciamo che la spinta è quella a spendere, perché è evidente che la spesa è direttamente proporzionale alla riuscita di un evento, alla capacità di comunicare, però bisogna anche fare i conti con le disponibilità che si hanno e quindi bisogna trovare un difficile punto di equilibrio. Ma l'unica cosa scontata che mi sento di ribadire è che è impossibile candidarsi senza mettersi in mente che qualche soldo debba essere speso. Gianluca Fusilli. Direttore, fermo restando che condivido molto il faro acceso da Domenico Pettinari anche in questo campo sulla moralità, cioè nel senso che anche rispetto alla spesa bisogna avere un comportamento etico, ma dal mio punto di vista la politica buona è quella che è intanto in grado di comunicare tutto ciò che intende fare e quindi per poter rendere noto quella che è l'idea di una comunità politica rispetto ad un appuntamento elettorale, la comunicazione è un dato rilevante. Però questo è anche un tempo nuovo della comunicazione, perché la comunicazione non è più solo quella tradizionale, su questo il direttore Anchino ce lo può insegnare. Esiste tutto il mondo dei social, che chiaramente ha dei costi molto inferiori rispetto alle tipografie. Una parte minimale di spese tipografiche, di spese organizzative, come diceva Carlo Costantini, è indispensabile. Tenete conto che a Pescara di sale gratuite e di luoghi gratuiti ce ne sono pochi. Ci sono problemi legati ai service, alle assicurazioni. Io credo che una cifra ragionevole sia indispensabile per rispettare anche il cittadino elettore che deve essere adeguatamente informato. Bene. Parlato molto meno del tempo assegnato, adesso il sindaco in carica e ricandidato Carlo Masci. Sì, direttore, certamente una campagna elettorale ha un costo, perché comunicare agli elettori i propri programmi, farsi vedere, organizzare iniziative comporta delle spese, però è anche vero che oggi si possono fare campagne elettorali spendendo meno, molto meno rispetto al passato, perché c'è tutto il campo dei social che permette di avere un contatto diretto con una platea amplissima di elettori, di cittadini, che ha costi molto contenuti. Quindi se si vuole fare una campagna elettorale spendendo cifre equilibrate, certamente è possibile farla con l'utilizzo dei social in maniera massiccia. Per quanto mi riguarda, mi muovo molto con i social, ma una spesa comunque per i manifesti, per i contatti è necessaria. Quella spesa viene sostenuta attraverso interventi personali e anche l'aiuto di amici e collaboratori, ma nella politica c'è anche molta gratuità, nel senso che ci sono molte persone che si mettono a disposizione in maniera volontaria, giovani o meno giovani, che hanno voglia di partecipare al dibattito pubblico, al dibattito politico, vogliono essere coinvolti nella sfera politica anche attraverso la candidatura. Noi abbiamo molte liste dove ci sono giovani e meno giovani che organizzano iniziative a costo zero per far conoscere i programmi e per far conoscere il candidato sindaco, che può esporre tranquillamente le proprie idee attraverso contatti diretti con le persone, quindi spendendo praticamente nulla. Dipende da come ci si vuole muovere. Certo, l'equilibrio è necessario, perché la questione morale è fondamentale, perché attraverso il percorso economico si possono intrecciare tante situazioni che devono essere evitate, e quindi è giusto avere sempre gli occhi aperti per fare in modo che la campagna elettorale sia una campagna elettorale trasparente, pulita, seria, corretta, basata soltanto sulle idee, sui progetti e sui programmi, perché così gli elettori vengono informati attraverso tutti i canali possibili. Pettinari. Sì, grazie. Vedi, anche qui, direttore, noi abbiamo introdotto un tema credo unico anche nel panorama italiano, non solo cittadino. Allora, la domanda che io pongo e mi pongo: chiedetevi sempre chi sta pagando la campagna elettorale di chi vi parla.
chiedetevi chi sono i finanziatori. Questa è una cosa molto importante. Perché questo? Perché si sa che ci sono finanziamenti leciti, quindi ci sono anche grandi partite IVA che possono finanziare una campagna elettorale. Ebbene, le dico, credo questa sia una differenza sostanziale tra noi e tutti i nostri avversari. Noi per autoregolamento interno abbiamo imposto di non percepire nessun finanziamento da grandi partite IVA. Perché? Perché ci potrebbe essere anche una sorta di, io parlo da per me, una sorta di poi riconoscenza morale. Se un grande gruppo, una grande partita IVA ti finanzia una campagna elettorale e mette sul tavolo 100.000 euro, ci potrebbe essere un impegno morale. Allora noi per evitare questa cosa abbiamo imposto, ci siamo imposti per autoregolamento interno di non percepire finanziamenti. Le nostre campagne elettorali ce le autofinanziamo. Questo è un tema importante e ringrazio il direttore per la telefonata, perché quando io dico sempre ai cittadini vi invitano in una cena, ci sono in una cena elettorale, ci sono 200 persone e non pagate, qualcuno sta pagando per voi. Chiedetevi chi sta pagando per voi e invito tutti i cittadini a vedere non il preventivo, quello che voi avete pubblicato oggi, ma il consuntivo, perché dal consuntivo si vanno a verificare chi sono stati i finanziatori dei politici e delle persone che vi parlano. Andiamo, io la prego, direttore, so che lei lo farà, pubblichiamo i consuntivi, perché è importante vedere i consuntivi. I preventivi naturalmente significa che quella somma non si può sforare, ma si può spendere molto meno di quella somma. Il consuntivo ci dirà chi sono stati i finanziatori. Ecco, questo è importante. Io non voglio essere un complottista, ci mancherebbe altro, però è importante anche per dimostrare che noi siamo diversi, che c'è trasparenza, che c'è anche un autoregolamento interno che restringe le maglie della normativa. Se ogni partito si dotasse di autoregolamenti interni che è in grado di restringere le maglie della normativa, secondo me in Italia non ci sarà più la corruzione. Ecco, questa è una cosa bella. Direttore Anchino. Sì, tra i temi caldi della città delle ultime settimane, degli ultimi mesi, sicuramente ce ne sono due, ce ne sono tanti diciamo di temi, però due che forse meritano un approfondimento particolare, direi Viale Marconi e l'area di Risulta. Ecco, magari chi sta a casa, e sono tanti, essendo Rete8 la prima TV regionale, magari chi sta a casa aspetta risposte concrete. Allora io vi chiedo, cosa c'è da aspettarsi in caso di vittoria elettorale su questi due temi? Il nuovo sindaco cosa ha in mente di fare? Di cambiare qualcosa? Di lasciare tutto come sta? Oppure ci dovremo aspettare delle novità? Ripartiamo da Carlo Masci. Sì, su Viale Marconi io ho predisposto un dossier per spiegare effettivamente quella che è stata la vicenda Viale Marconi, che ha interessato buona parte di questa consiliatura, perché oggi Viale Marconi ha un suo assetto che è stato creato in corrispondenza dell'apertura di via Benedetto Croce, che è diventata una parallela fruibile dalla piazza della Marina fino allo stadio, una parallela a Viale Marconi, e quella viabilità è una viabilità che è stata concordata con la TUA, quindi con i sindacati della TUA e con i cittadini di Viale Marconi, e oggi quella viabilità funziona perché non sta dando alcun problema. Sono stati ripristinati i posti auto eliminando la corsia preferenziale lato monte, che era quello che tutti i cittadini chiedevano. Ecco, quella corsia preferenziale da dove nasce? Nasce da una delibera del 24 maggio 2019 fatta dalla Giunta Alessandrini, che prevedeva la corsia preferenziale con l'eliminazione dei posti macchina, perché Viale Marconi doveva diventare l'asse preferenziale per la mobilità pubblica. E quindi io, quando sono arrivato e mi sono insediato, ho trovato quel progetto esecutivo finanziato con fondi SUS di sviluppo urbano sostenibile, ho dovuto necessariamente realizzare quell'intervento per evitare di perdere i finanziamenti, ho introdotto anche la corsia preferenziale lato sud-nord, che era già prevista nella relazione tecnica allegata a quella delibera 24 maggio 2019. Poi i cittadini non hanno gradito questi interventi proprio perché Viale Marconi aveva una connotazione tale che i posti macchina persi erano assolutamente indispensabili. Quando abbiamo potuto abbiamo modificato la viabilità
in via sperimentale in questo momento, può essere solo in via sperimentale perché? Perché il piano generale del traffico approvato nel 2019, ad aprile 2019, sempre dalla Giunta Alessandrini, prevedeva su quella via la corsia preferenziale, quindi per eliminarla definitivamente noi abbiamo bisogno di un piano generale del traffico modificato, che modificheremo perché questa viabilità è quella che funziona. Questo è stato possibile anche grazie a tutti gli interventi di mobilità che abbiamo fatto su Porto Nuova, i tre tratti della strada pendolo, adesso andremo ad aprire il corridoio verde, via Benedetto Croce, già l'ho detto, quindi una viabilità che si è trasformata e che oggi ha trovato la sua connotazione precisa e che è gradita sia agli autisti della TUA che ai cittadini. Grazie Masci. Costantini. Beh, la parola sperimentale nasconde troppo spesso l'esigenza di fare un passo indietro. Anche oggi leggevo sul giornale il fatto che il mercato messo in via Spiga probabilmente doveva essere spostato di fronte all'area Bingo sul presupposto che si trattava di una scelta sperimentale, cioè ogni volta che si fa una scelta e si rivela sbagliata poi si dice vabbè ma era sperimentale, quindi sta sperimentazione è un po' troppo costosa e lunga. Io purtroppo la ricostruzione dell'amico e sindaco Carlo Masci su Viale Marconi non la posso condividere, non la posso condividere per il semplice fatto che è smentita da una ricostruzione oggettiva dei fatti rilevabile sugli articoli di stampa, dappertutto. Nel 2021 Viale, il progetto di Viale Marconi ereditato al centro-sinistra è stato radicalmente modificato ed è stato fatto proprio dal sindaco Carlo Masci, che in conferenza stampa e ad ogni piè sospinto ha dichiarato che Pescara avrebbe finalmente avuto il boulevard parigino. 2021 quel progetto di Viale Marconi a via a quattro corsie era il progetto dell'attuale amministrazione, che lo ha rivendicato orgogliosamente ribadendo in ogni occasione che si trattava del progetto che avrebbe avvicinato Viale Marconi alle grandi vie delle grandi capitali europee. Fatta quella scelta c'è stata la necessità di fare un passo indietro perché evidentemente i residenti e i commercianti stremati dalla mancanza di parcheggio e dalle difficoltà di gestione di quel tratto di viabilità, l'amministrazione ha fatto un passo indietro e ha detto va bene, torniamo a tre corsie. Però anche in quell'occasione, e lo dico con assoluta serenità e ribadendo il mio più assoluto rispetto nei confronti del sindaco Carlo Masci, anche in quell'occasione non si è stati molto trasparenti, perché si è detto grazie alla riapertura di via Benedetto Croce possiamo finalmente avere la soluzione attesa da 50 anni, questo è stato detto in conferenza stampa due mesi fa, è verificabile sui giornali, poi quindi tre corsie con i parcheggi rimessi attesa da 50 anni, poi siamo andati a leggere la delibera e abbiamo scoperto che in realtà si trattava di una soluzione sperimentale legata anche alla chiusura della galleria di San Silvestro, quindi c'è poca chiarezza nella comunicazione, ma fortunatamente oggi esistono social, esistono i giornali e quindi la ricostruzione dei fatti è possibile. Grazie Vettinari. Sì, vedete, Viale Marconi rappresenta l'emblema del fallimento dei partiti di centrosinistra e centrodestra che hanno governato questa città negli ultimi 20 anni ed uno dei motivi per cui nasciamo noi, per cui si costituisce la coalizione civica Pettinari Sindaco, fortemente identitaria, slegata fuori da tutti i partiti, che propone un progetto alternativo. I partiti hanno fallito. Viale Marconi, avete appena sentito il sindaco di centrodestra, il concorrente di centrosinistra, si rimbalza le responsabilità. Uno dice che è la colpa della precedente amministrazione, l'altro dice. La verità è che quel progetto è stato pensato, progettato, ideato dai partiti di centrosinistra prima, attuato e peggiorato dall'amministrazione di centrodestra attualmente. Noi abbiamo detto, io già nei primi interventi che feci 2 anni fa, io proponevo con un atto anche in autotutela una sorta di semplificazione della viabilità, perché anche perché ci sono autorevolissimi pareri dell'ACI che ci dicono che gli incidenti sono incrementati, per non parlare dell'economia, del commercio che è stato colpito al cuore e possiamo dire distrutto in quella zona. E poi chiedevo anche di ripristinare i parcheggi, mi dicevano che non si poteva fare, adesso a poche settimane dalle elezioni si modifica quella viabilità. Cosa faremo noi dopo questo fallimento eclatante dei partiti di centrodestra e centrosinistra, che a mio avviso sono facce della stessa medaglia e per cui esistiamo noi? Individueremo un mobility manager, lo andremo a prendere non tra gli amici degli amici, ma tra le migliori professionalità esistenti in campo nazionale sulle città superiori a 200.000 abitanti. Si possono
possono individuare. Basta non nominare più gli amici degli amici, ma nominare persone che davvero hanno competenza nel traffico, nella viabilità, nella mobilità sostenibile, e risolveremo definitivamente quel problema. Sicuramente io voglio invertire anche quella stagione buia e oscura che buche sulle strade, voragini sulle strade per 5 anni, a poche settimane dall'elezione mi vanno a scaricare qualche sacchetto di cemento sull'asfalto. Beh, questa cosa a me, mi lasci dire direttore, mi fa indignare, perché se io per 5 anni ho spaccato la mia macchina e sono finito rovinosamente in ospedale per le buche sulle strade, non posso subire anche la presa in giro di scaricare qualche sacchetto di cemento solo perché si stanno avvicinando le elezioni. Ecco, questo è il modus operandi che noi contesteremo sempre. Direttore, guardi, non perché vivo buona parte della mia vita nella prossimità di Viale Marconi. Io credo che la vicenda di Viale Marconi, adesso al di là delle giustificazioni, dei numeri, delle pezze messe, sia stato un grande errore, ma che esprime un atteggiamento che secondo me va modificato nel breve, nel prossimo futuro dell'amministrazione. Ci dice il sindaco attuale, io non faccio critiche a chi opera, però vedo i fatti, ci dice il sindaco attuale, questa è una decisione che viene dal passato, lui sa bene che non è vero perché la decisione è stata modificata ed è stata modificata male, ma adesso al di là delle responsabilità, intanto qual è l'esame di coscienza che deve farsi l'istituzione comune? Su Viale Marconi, in cui tutti sapevano che il problema erano i parcheggi, andavano fatti prima i parcheggi e dopo fatta la sistemazione del boulevard, posto che a Pescara serve un boulevard. E c'era anche la possibilità di intervenire nel contempo, perché ci sono, lo sappiamo tutti, delle proprietà regionali su quella strada con parcheggi praticamente inutilizzati, ad esempio quelli della mensa universitaria dove non va quasi nessuno, che potevano essere messi a disposizione sperimentalmente pro tempore per la vicenda di Viale Marconi. Il grave di Viale Marconi non è che si sia cambiato il progetto 4 volte, tolti i parcheggi, rimessi i parcheggi, fatte le rotatorie, rimesse le rotatorie, i semafori con le telecamere, l'autobus che non gira, ma è che lì si sono distrutti progetti e desideri di vita di tanti cittadini pescaresi che hanno chiuso la loro attività. E quindi io credo che questo sia un emblema che deve portare a non ripetere mai più un'esperienza di quel tipo, e per questo lo abbiamo detto prima, non si viene eletti una volta per 5 anni e si fa quello che si vuole senza discutere con nessuno. Ci vuole il confronto quotidiano, perché Pescara è un'entità in movimento. Ciò che diciamo oggi, fra un anno, potrebbe non essere più valido. Non è più il tempo della Prima Repubblica, dove la stazione se la facevi 30 anni prima o 30 anni dopo non accadeva nulla. Oggi i bisogni, le esigenze, le opportunità date dalle nuove tecnologie cambiano ogni 6 mesi, e quindi bisogna avere la disponibilità a confrontarsi, a cambiare idea e a rispettare soprattutto di più quelli che non la pensano come te. È il modo migliore per evitare errori di questo tipo. Grazie Fusilli, ora ci fermiamo per l'ultima pausa, poi torneremo in studio credo per un altro paio di domande con il direttore Anchino e i candidati sindaci di Pescara. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio in questo tour di risposte, insomma faremo delle domande un po' più personalizzate da parte del direttore Anchino. Iniziamo con una domanda per Domenico Pettinari. Sì, ecco Domenico, lei si è sganciato dalla politica, lei ha iniziato questa avventura, diciamo così, dicendo la destra e la sinistra sono le due facce della stessa medaglia. Quindi ha preso le distanze e non perde occasione per sottolineare, diciamo, le negatività degli schieramenti politici che invece vengono rappresentati dagli altri candidati. Allora le voglio chiedere, nel caso si andasse al ballottaggio, lei a quel punto prenderebbe in considerazione l'ipotesi di un apparentamento e quindi di proseguire questa sua attività? Oppure a quel punto la sua corsa sarebbe finita? E poi lei pensa che in politica si possa vincere sganciandosi dalla politica? Grazie direttore per questa domanda. Intanto le dico subito che sono una persona molto lineare, molto coerente, ho fatto anche scelte coraggiose sempre contro gli interessi personali. Ma le posso dire con altrettanta fermezza che io ritengo che si possa vincere slegandosi dai partiti dal momento in cui
i partiti hanno fallito, non sono stati più in grado di dare risposte necessarie a quei 48.000 cittadini pescaresi che non vanno più a votare. Se ci sono 48.000 cittadini pescaresi che da 20 anni non si recano più alle urne, quella è un'espressione di voto. Io a quell'espressione di voto cerco di dare risposte, perché mi riconosco in tanti di questi cittadini, anche se io ho sempre votato. Mi riconosco perché la politica, i partiti, al di là delle ideologie, io non parlo di ideologie, soprattutto a livello comunale, contano i programmi, contano le persone, conta la storia personale, conta la visione strategica di ognuno di noi. Le ideologie esistono poco, i partiti troppo spesso, quelli di centrodestra e centrosinistra, purtroppo in campo hanno messo in atto programmi sovrapponibili e hanno realizzato cose sovrapponibili. Se questa è una città sporca, maleodorante, piena di buche e insicura, lo era nella precedente amministrazione, e io voglio una città pulita, una città ordinata, una città sicura, una città accogliente, una città accessibile, una città che sappia parlare dei diritti. E sicuramente, se mi pongo come alternativa, direttore, l'alternativa rimarrà anche dopo. L'alternativa è un'alternativa credibile. Per essere alternativa credibile, l'alternativa rimarrà fino alla fine. Io sono convinto che i cittadini premieranno questa coalizione civica, perché stanno vedendo la vera novità. Noi rappresentiamo la vera novità, la novità assoluta, la novità che si slega dai partiti, slegata dai partiti, e propone una visione nuova per governare la nostra città. Io sono convinto che ci sarà un grande consenso, perché lo recepisco sulla strada, e ringrazio i tanti cittadini che stanno sposando questa nostra visione, questo nostro programma, e io credo che non ci sia nessun tipo di problema, perché i cittadini ci premieranno. Premiandoci significa che noi potremo governare a brevissimo questa città. Sicuramente, se i cittadini ci premieranno, vuol dire che i cittadini ci vogliono non al governo della città, ma in opposizione, perché il sale della democrazia è anche quello. Attenzione, non esiste una maggioranza, ma io sono convinto che noi andremo a governare questa città, perché i cittadini dicono questo. Direttore, una domanda per Carlo Masci ora. Sì, dunque, è innegabile, vabbè, che il sindaco, presentando la coalizione di centrodestra, almeno stando anche ai pochi sondaggi che sono emersi negli ultimi tempi, parta favorito. Questo credo che sia un dato di fatto, tenendo conto anche dei sondaggi a livello nazionale che danno la coalizione di centrodestra ovviamente in vantaggio. Però soprattutto all'inizio di questa campagna elettorale, ecco, voglio chiedere al sindaco se lei si è sentito in qualche modo un candidato, come alcuni hanno ritenuto, un po' ammaccato dalle tante vicende, diciamo, legate alla città, che hanno provocato tante polemiche, dibattiti, scontri, e a tal punto che anche all'interno del centrodestra in un certo periodo sembrava ci fosse qualche perplessità sulla ricandidatura del sindaco. Ecco, la domanda è questa: lei si è sentito, almeno in partenza di questa campagna elettorale, un candidato un po' ammaccato, che quindi in qualche modo doveva rilanciare la propria immagine? E se anche, è la seconda domanda, se adesso invece si sente decisamente favorito in questa campagna elettorale? Allora, intanto diciamo che noi abbiamo ricostruito la stessa coalizione che ha vinto 5 anni fa, e questo è successo soltanto nella seconda consigliatura di Carlo Pace. Cioè, Carlo Pace, dopo la prima consigliatura, si ricandidò con la stessa coalizione. Poi non è più successo, non è successo con D'Alfonso, non è successo con Mascia, non è successo con Alessandrini, che non è stato neanche ricandidato. Noi ripresentiamo la stessa coalizione anche più allargata. Questo vuol dire una grande compattezza, vuol dire un unico programma elettorale, vuol dire una prosecuzione delle attività che sono in corso. Oggi a Pescara ci sono 120 milioni di euro di lavori, e buona parte provenienti dal PNRR, utilizzato nella maniera migliore, perché abbiamo intercettato tutti i fondi, e tutti questi lavori che si stanno compiendo a Pescara sono a costo zero per i cittadini. Quindi certamente c'è una volontà di prosecuzione e di possibilità di portare a termine tante iniziative che abbiamo in questi anni messo in campo. Quindi io mi sento assolutamente tranquillo e sereno. Invece, dall'altra parte, non c'è stata un'unica situazione, non c'è stato un unico candidato sindaco, non c'è stata un'unica coalizione, ma gli oppositori si sono presentati divisi, con 3 programmi diversi, con 3 posizioni diverse. Io penso che i cittadini, e l'ho
constato ogni giorno in cui mi muovo in città e vedo grande consenso intorno alla mia persona e intorno alla coalizione che io rappresento. Quindi credo che i cittadini si orienteranno naturalmente verso chi dà certezze, non verso chi invece si presenta spaccato e diviso con posizioni completamente diverse. Poi a pettinare non riesco a dire cose polemiche, perché con lui ho condiviso un percorso quando io ero assessore regionale e lui, come da presidente di Codici, organizzava per conto dell'assessorato le iniziative sulla legalità. Però quando parla, certe volte mi sembra che parli provenendo dalla Luna, perché rappresenta una città che non esiste, perché questa è una città che è diventata attrattiva, tutti quelli che vengono la trovano una città bella, una città ospitale, una città accogliente. Oggi ci si danno tutte le risposte che in passato non si davano. Certo, non è il paradiso terrestre, perché il paradiso terrestre non esiste, però che questa città sia cresciuta enormemente in questi 5 anni credo sia evidente a tutti. Grazie. Fusilli. Sì. Domanda per Fusilli. Candidato Fusilli è stato l'ultimo, diciamo, a scendere in campo. Vorrei chiedere innanzitutto, da osservatore esterno fino a qualche tempo fa, qualche giorno fa, che idea si era fatto di questa campagna elettorale, se la riteneva una campagna elettorale all'altezza. E poi se in caso di vittoria ha già in mente comunque una squadra che dovrà governare la città. La prima domanda rispondo di slancio, nel senso non ci rifletto. È evidente che se abbiamo fatto come comunità politica questa scelta, ritenevamo che all'interno della campagna elettorale alcuni dei temi che a noi stavano più a cuore erano all'ordine del giorno dell'approfondimento, e quindi c'è stata la necessità in qualche modo di puntualizzare. Tenga conto che questa candidatura nasce intanto dalla convinzione che Pescara abbia bisogno di un'amministrazione diversa, nella forma e anche nella sostanza. E poi nasce da un'interlocuzione che si è conclusa in maniera non positiva rispetto alla costruzione di un'alternativa, perché noi siamo convinti, come Stati Uniti d'Europa, che è una lista di scopo a livello europeo, ha lo scopo di far sì che l'Europa non si occupi più solo della dimensione dei pesci da pescare, ma si occupi di politica industriale, di transizione ecologica, si occupi di geopolitica internazionale, di politica estera, di difesa comune. Lo stesso vale per noi a livello cittadino, perciò abbiamo sposato questo progetto. Non più lo scontro sulle ideologie, che spesso è lo strumento utilizzato anche in questo paese, oltre che in questa città, per non far nulla o per fare cose sbagliate, ma l'incontro sulle idee. E quindi ci interessava molto che le nostre idee venissero in qualche modo comunicate. Il nostro scopo è certamente quello di vincere, ma per vincere bisogna innanzitutto convincere. Questo cercheremo di fare in questi 30 giorni. E se riusciremo a vincere, è evidente che se abbiamo in qualche modo sottolineato la necessità anche di un cambio di forma nell'interlocuzione della città, con la città. Se abbiamo evidente il fatto che la città è in continuo movimento, e con la città ci confronteremo anche per coinvolgere, se possibile, le migliori energie. Certo, non mortificando coloro che hanno scelto di scendere in campo e mettendoci la faccia e mettendoci il sacrificio. Grazie. In caso di ballottaggio, l'idea di un... Sono molto d'accordo, anche essendo meno optimato di lui, con Pettinari su questo, cioè nel senso che bisogna essere coerenti. Io sono contro la politica del falso bipolarismo tra Guelfi e Ghibellini, in cui, e ne ho fatto parte e me ne assumo la responsabilità, in cui ad ogni circostanza elettorale, se vince uno vince l'altro, cancella tutto quello che ha fatto prima e tutto ciò che non va è colpa di quello che c'era. Io credo che se c'è un confronto sulle idee, noi siamo aperti al confronto con chiunque. È evidente che abbiamo molto a cuore le nostre, sappiamo che rappresentano solo una parte del tutto e vedremo se saranno prese in considerazione, se non saremo noi a prevalere. Domanda per Carlo Costantini. Sì, la sensazione che abbiamo avuto, che ho avuto all'inizio, è che il centro-sinistra, insomma, ha incontrato qualche difficoltà di troppo nell'individuare il candidato, probabilmente per qualche perplessità anche da parte sua, da parte di altri, probabilmente perché magari qualche figura importante magari guardava anche oltre. Allora la domanda è semplice e mi aspetto una risposta più sincera possibile, ovviamente.
Si è sentito una sorta di agnello sacrificale in questa scelta del centro-sinistra? Devo essere sincero? Mi sono sentito l'esatto contrario. Mi sono sentito la persona scelta in un contesto positivo per giocarsi una grande opportunità con una coalizione coesa e compatta come forse non l'è stata mai, e mi sono sentito scelto pur avendo deciso di non giocare la partita come rappresentante di nessun partito, e questo mi ha onorato ancora di più. Quindi io ci tengo a sottolineare questo aspetto, non credo nemmeno né al fatto che possa essere considerato l'agnello sacrificale. Noi siamo in campo per vincere queste elezioni, cioè l'agnello sacrificale di regola è vocato alla sconfitta. In realtà l'opportunità che mi è stata data di guidare questa coalizione è un'opportunità che certamente ha generato tutte le condizioni per portarci alla vittoria, e francamente nemmeno ho percepito tutto questo ostracismo, tutta questa difficoltà. Se lei ricostruisce dalle pagine del suo giornale i mesi di novembre, dicembre, gennaio, troverà solo me come unico possibile candidato sindaco del centro-sinistra. Non è mai uscito nessun altro nome. Quindi francamente faccio fatica a immaginare che questo parto sia stato un parto particolarmente difficile. Lo sarebbe stato se nel corso dei mesi che hanno preceduto la mia designazione ci fosse stata una discussione e fossero stati messi in campo altri nomi. Ma io in realtà non ricordo che sia avvenuto questo. E quindi la considerazione che sto facendo in questi giorni è che veramente ho avuto una grande opportunità, anche perché la partecipazione di alcune forze civiche come Radici in Comune, per esempio, che è un movimento civico, un'associazione che raggruppa tutti i comitati che in questi anni si sono formati per contrastare e per contestare alcune scelte dell'attuale amministrazione, hanno portato un arricchimento qualitativo nella costruzione del programma che è sotto gli occhi di tutti. È sufficiente consultare il mio sito carlocostantinisindaco.it ed estrarre il programma per rendersi conto di quanto è stato innalzato il livello qualitativo del nostro progetto. Abbiamo un progetto molto ambizioso e siamo convinti che incontrerà il favore degli elettori. Allora, siamo al rush finale, l'ultima domanda, però voglio dire sarà l'ultima di una prima parte, perché poi, come ho detto, ci incontreremo ancora nuovamente nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Direttore, chiudiamo su qualche altro tema che sia anche di stimolo poi per i lettori del quotidiano d'Abruzzo, che domani troveranno a firma di Pietro Lambertini un ampio reportage su questa trasmissione. I temi sono tanti. Diciamo che vale la pena, a mio avviso, affrontarne un paio, visto che non abbiamo ancora tantissimo tempo. Allora, filovia e strada parco, e poi il tema delle spiagge, comunque, visto che Pescara bei temi. Risente molto di questa tematica, che è diventata una problematica, certo, soprattutto per chi opera nel settore. Ecco, su questi due temi cerchiamo magari di dare una risposta nel tempo consentito. Filovia, strada parco, quindi che cosa bisogna aspettarsi dal nuovo sindaco, e sul tema delle spiagge cosa pensate e che messaggio potete mandare agli operatori del settore? In questo round, prima a rispondere Gianluca Fusilli. Cerco di essere sintetico, certo, sui due temi ci vorrebbe ben più del tempo che ci è consentito. Allora, io credo che la questione della filovia in questa città sia un'altra delle questioni a metà, lasciate da sempre a metà, senza volersi assumere la responsabilità di affrontare. E non sono neanche convinto che la giustificazione che si dà, siccome si sono spesi dei soldi pubblici, adesso bisogna per forza completarla. Allora, quel sedime dentro una pianificazione della mobilità urbana dell'area vasta della nuova città può essere tranquillamente dedicato a un trasporto alternativo. Però è evidente che quel progetto ha tantissime criticità, i cittadini le hanno sottolineate. Io credo che la nuova amministrazione comunale, al di là del ricatto, della perdita dei fondi, dell'intervento della Corte, noi dobbiamo pensare al bene della città. Intanto vogliamo capire dove va a finire quel mezzo e quindi quanto collega di Pescara, non si è ancora capito. Quel progetto richiede, come per Viale Marconi, alcuni investimenti infrastrutturali, ad esempio i parcheggi, che io non ho visto realizzare. E quindi la nuova amministrazione comunale dovrà farsi parte contraente della stazione appaltante e del ministero competente per verificare come quel progetto può essere migliorato e reso utile, perché non esiste in nessuna parte del mondo che, siccome sono stati spesi 30 milioni di euro, adesso bisogna andare avanti per forza, perché altrimenti si fanno due danni, e cioè si realizza un'infrastruttura che non è utile
e si determina, perché la città è cambiata in questi anni e di quello spazio si è appropriato in modo diverso, un danno per i cittadini, i quali sono disponibili a rinunciare a ciò di cui si erano appropriati a condizione che il vantaggio che ne derivi realizzi la soddisfazione di un bisogno superiore. Credo che questa sia la responsabilità della nuova amministrazione comunale. La seconda domanda sulla Bolkestein: io credo che queste elezioni europee siano le più importanti dell'ultimo secolo, da quando si vota per le elezioni europee, perché è evidente che se si manda lì una classe dirigente diversa dai burocrati europei, anche su questa questione si possa ragionare. Lì un burocrate ha scelto di disciplinare ovunque nello stesso modo, ma è evidente che le spiagge italiane non sono le stesse del Mar Baltico, e quindi bisogna far ragionare l'Europa e trovare anche gli strumenti normativi in Italia, perché ci sono ad esempio una sentenza del Consiglio di Stato su questo, perché l'esperienza e le imprese familiari che hanno costruito la fortuna delle nostre spiagge possa competere e continuare a lavorare nonostante quella direttiva europea. Carlo Costantini, sui due temi. Allora, filovia, partiamo da alcuni dati. Ogni giorno si registrano nel perimetro della città di Pescara 175.000 spostamenti, domande di mobilità. Ogni giorno, se a questi numeri cumuliamo gli spostamenti che arrivano da San Giovanni di Latino, da Spoltore, da Montesilvano e da Francavilla, diventano 420.000. Ogni giorno nell'asse che va da Silvi Sud fino a Francavilla e che penetra verso l'interno in direzione Chieti si registrano 640.000 domande di mobilità al giorno. Di queste quasi l'80% avviene con il mezzo privato, questo vuol dire che quasi 500.000 volte al giorno accendiamo i motori delle nostre automobili. Fatta questa premessa, può essere una soluzione una filovia che nasce nel nulla, che finisce nel nulla, che attraversa una strada piena di intersezioni, che è pericolosa, che sta fallendo a Rimini e che ha dei costi di esercizio che manderebbero in dissesto il bilancio del Comune di Pescara? No, la mia risposta è no. Ma io non mi sono limitato a dire che il filobus è fallito, ho elaborato un progetto alternativo, che è il progetto della metropolitana di superficie, che consentirà, attraverso la realizzazione di una stazione a Maria di Città Sant'Angelo, di mettere in relazione il tracciato che un automobilista percorre per andare per esempio in tribunale in 15 minuti invece che in 42 minuti, perché il vero tema è che noi parliamo di trasporto rapido di massa ma non consideriamo il fatto che il cittadino lascia l'automobile solo ed esclusivamente se ha convenienza a lasciare l'automobile, perché se il mezzo pubblico ci impiega il doppio o il triplo del tempo, è più lento e meno efficace, l'automobile fa prima, il cittadino continuerà suo malgrado a prendere l'automobile. In realtà l'unica soluzione che abbiamo è quella di realizzare una metropolitana in superficie che io ho progettato fin nei minimi dettagli, adesso non ho il tempo. Il tema delle spiagge, sul tema delle spiagge il vero errore che è stato commesso è quello di essere stati dietro alle promesse della Meloni e di Salvini. Sono tre volte che si vota e sono tre volte che promettono alla categoria dei balneari la soluzione salvifica di tutti i loro problemi, e questa è stata una tragedia, perché la Bolkestein ti dice che devi fare evidenza pubblica, non ti dice come la devi fare, e quindi i comuni e il comune di Pescara, io in nuove volte ho cercato di coinvolgere molte balneari amici in questo ragionamento. Il Comune di Pescara da tempo avrebbe potuto creare le condizioni per fare delle gare capaci di tutelare la specificità del prodotto turistico pescarese, ma non è stato possibile perché moltissime hanno creduto alle promesse salvifiche di Meloni e di Salvini, che oggi sono scomparse, perché oggi sia Meloni che Salvini finalmente dicono che i principi della Bolkestein non sono superabili, ma nel frattempo abbiamo perso tre anni. Masci. Sì, proprio per i numeri che dava Carlo Costantini, la filovia occorre a Pescara e la filovia partirà perché già sta transitando sulla strada Parco. Occorre una filovia perché a Pescara da Montesilvano entrano 42.000 macchine al giorno, a Pescara entrano 122.000 macchine al giorno per 177.000 persone, e quindi dobbiamo necessariamente creare le condizioni affinché ci sia un trasporto pubblico funzionante, e questo può avvenire soltanto se il trasporto pubblico si muove su un percorso dedicato. Sono 30 anni che si parla di filovia e 5 sindaci hanno promosso gli stessi percorsi amministrativi per far funzionare una filovia che è un porta a porta, perché una cosa è la filovia, una cosa è il treno. Chiunque si intende di mobilità sa che le due cose sono totalmente opposte, perché il treno in quella funzione di metropolitana leggera già esiste, perché esiste da 20 anni, con le fermate che sono state già attuate in tempi passati, però ovviamente non può assorbire il traffico
che è il traffico che si muove in città naturalmente, perché non è che uno se da Santa Filomena prende il treno per andare al centro della città, si muove con un mezzo pubblico che è l'autobus o il filobus, come succede in tutte le città europee, in tutte le città civili. Quindi noi abbiamo questa opportunità che abbiamo portato avanti costantemente per tanti anni, dobbiamo fare in modo di attuarla. Io so che è impossibile che il nuovo sindaco possa tornare indietro rispetto a progetti già identificati, delineati, con atti amministrativi, con risorse spese, però io non ho interrotto nessuno, voglio cercare di parlare. Cioè, io ho sentito cose assolutamente fuori dal contesto della città, parole in libertà, e non ho detto nulla. Vorrei esprimere il mio concetto tranquillamente nel tempo necessario. Quindi la filovia oramai sta partendo, è un elemento fondamentale per modificare la mobilità in questa città, che è aggredita da un traffico che produce CO2. Noi dobbiamo essere una città sostenibile, per farlo dobbiamo fare piste ciclabili, dobbiamo avere un trasporto pubblico adeguato, dobbiamo anche utilizzare il treno, ma per quello che può essere utilizzato, non per le fantasie che non esistono e che non saranno mai attuate. Anche il mercato sulla strada parco, ma come si può pensare che con gli autobus che stanno viaggiando si possa riportare il mercato della strada parco? Non bisogna illudere nessuno, bisogna dire le cose come stanno. Grazie. Noi ci stiamo provando a trovare soluzioni, ma che non comportino l'eliminazione della filovia, perché non è possibile, tutti lo sanno, continuiamo a illuderci, si dicono tante parole in libertà, continuiamo a sentirle, ma il sindaco deve avere coerenza, concretezza e correttezza soprattutto. Grazie Pettinari. Sì, intanto mi lasci dire, perché è tecnica ormai consolidata di questa campagna elettorale, non so se se ne è accorto, direttore, che alcuni miei avversari politici vogliono far passare una sorta di amicizia con Domenico Pettinari. Allora, Domenico Pettinari è avversario di questi signori, io non sono amico di nessuno, rispondo a quel che mi diceva prima il sindaco Carlo Masci. Noi abbiamo organizzato, mi onoro di aver organizzato a suo tempo con l'associazione Codici convegni sulla legalità, portando tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Pescara a parlare nelle scuole, e se Regione Abruzzo ha aderito a questa iniziativa ha fatto bene aderire. Quindi io contesto, sono stato uno degli oppositori più grandi di questa amministrazione comunale, anzi contesto anche un po' un silenzio assordante dell'opposizione, perché io ritengo che se ci fosse stato davvero un'opposizione il sindaco Carlo Masci in questo momento sarebbe stato quotato al 5%, e credo sia l'amministrazione comunale una delle peggiori che ha avuto la città di Pescara. Detto questo, la strada parco io ho inserito nel mio programma, io ho scritto nel mio programma, sfido i cittadini a leggere i programmi di altri, perché non mi sembra abbiamo inserito queste cose. La strada parco io l'ho sempre intesa da 10 anni, 15 anni, da quando mi occupo ancora prima di fare politica, come un parco urbano lineare, deve rimanere al servizio dei cittadini perché fa salute, fa benessere, ci sono i nostri anziani, disabili che usufruiscono di quel corridoio, è un corridoio che deve rimanere così. In che modo? Anche lì, meno male che c'è internet, se si digita su internet Domenico Pettinari metropolitana di superficie, un anno e mezzo fa io feci questa proposta, poi altri concorrenti attuali hanno ripreso e copiato questa proposta, a me fa piacere, fa immensamente piacere, però quella può essere la soluzione. Sicuramente la strada parco deve rimanere in quel modo. Per quanto riguarda il problema dei balneatori, allora io ho detto all'inizio, il comune di Pescara non deve essere un comune nemico ma amico delle nostre attività produttive e soprattutto delle attività del nostro mare. Lì quel che può fare il comune per propria competenza, ci sono competenze residuali naturalmente l'amministrazione comunale, ma l'amministrazione comunale deve essere un'amministrazione comunale vicina, che sta a fianco ai nostri balneatori, che fa tutto il possibile per cercare di agevolare e sostenere, perché quella è l'economia della nostra città. Tutto ciò che può fare il comune lo deve fare, l'altro pezzo lo deve fare naturalmente il governo centrale. Bene, io ringrazio i 4 candidati a sindaco del comune di Pescara, che avremo il piacere di ricevere proprio nell'ultima giornata prima del voto, quindi chiuderanno proprio negli studi di Rete 8 e sulle colonne del quotidiano Il Centro la loro campagna elettorale. Saremo tra 3 settimane in una situazione un po' più avanzata del confronto politico, e quindi mancheranno sicuramente ancora tanti giorni alle loro iniziative, al momento in cui poi si andrà al momento della verità, e allora direttore probabilmente avremo anche risposte un po' più
piccanti, però devo dire che il clima è stato di grande assoluto rispetto innanzitutto e poi anche, spero, di grande interesse, perché nel confronto civile e democratico si forma l'opinione pubblica e noi siamo qui anche per questo. Domani sul centro ampio spazio, giusto? Avremo... Sì, 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 faremo un resoconto di qua con... il nostro Lambertini, che cito di nuovo. Bene. Perché lui, insomma, la nostra firma politica in questa campagna elettorale, per cui cerchiamo di fare una giusta sintesi di quello che abbiamo detto questa sera, sperando di fare un servizio agli elettori, ai tanti indecisi che devono ancora decidere di andare a votare e per chi votare. E quindi magari credo, è un, insomma, piccolo contributo che cerchiamo di offrire. Gli spunti giornalistici da questo è stato il primo confronto ravvicinato, non manchino davvero. Grazie, arrivederci e un caro saluto ai nostri telespettatori.